Doll è un progetto che mira a selezionare, salvaguardare e conservare quelli che sono i prodotti tipici del Lazio. Con prodotti tipici intendiamo dire quelli che sono dichiarati tali da un decreto legislativo, ma non perché ci interessi questa, diciamo, questa formalità, ma perché sono stati proprio lasciati, come dire, in un ambito commerciale in disparte per tanti anni, e sono proprio quelli che praticamente sono prodotti la cui certificazione di produzione o di vendita almeno 25 anni dalla prima produzione. È stato un lavoro molto bello, è un lavoro originale ricercare questi prodotti, e l'ho fatto perché praticamente da un'esigenza mia personale come ex ristoratore avevo bisogno di prodotti a chilometro zero, a filiera corta, e volevo rifiutare il principio di globalizzazione del mercato, e quindi praticamente 10 anni fa ho incominciato a fare questi viaggi nel Lazio. Viaggiando a destra e manca ho incominciato a scoprire dei prodotti che erano intrisi di una storia bellissima, di una capacità produttiva sì ridotta ma ai limiti proprio della tradizione, dove il prodotto resta diciamo sì una parte importante, quella diciamo di primo interscambio, ma ci sta tutta la storia della cultura, delle famiglie, della terra, dei posti specifici, e quindi, che ne so, parliamo della salsiccia di Monte San Biagio, di una caratteristica specifica di quel posto, quindi del coriandolo originale, della petartera, parliamo del prosciutto di Bassiano sui Monti Lepini, dove viene solo così e solo lì in quel posto specifico perché ci sono dei venti particolari, della marzolina, il vecchio snack dei contadini, dei pastori, oppure, che ne so, il conciao di San Vittore, così tanto nominato, di cui mi pregio di aver salvato la ricetta dall'ultimo pastore che lo produceva e lo trasformava e lo faceva. Quindi poter tramandare la stessa forza che c'è all'interno di ogni prodotto, che viene proprio dagli avi che l'hanno conservato, far sì di poterla tramandare a sì chi la mangia, ma soprattutto poter permettere, per esempio, ai figli dei vecchi pastori di continuare a fare il loro lavoro, perché la Dolle è riuscita a fare anche questo. Siamo riusciti a ricomprare le nuove pecore nei vecchi greggi, siamo riusciti a far riattivare dei vecchi caseifici, proprio perché questi prodotti non avevano un mercato. Continuiamo in questa progettazione, continuiamo a cercare sicuramente nuovi prodotti, anche se ormai li abbiamo selezionati tutti, ma la novità, diciamo, che ci contraddistingue è che li stiamo rifacendo i prodotti. In alcuni casi infatti sono scomparse delle ricette, sono scomparse dei produttori che facevano queste ricette o che producevano questo prodotto, e allora insieme a piccolissimi produttori abbiamo recuperato queste rarità gastronomiche e le stiamo trasformando, sì, ma soprattutto stiamo partendo dagli allevamenti. A me piace molto l'idea di sapere che la filiera che ha prodotto un nostro prodotto non sia soltanto su una carta. Mi piace pensare di poter vedere il nostro allevamento, di poter toccare i sfortunati maiali che poi diventeranno ottime salsicce o prosciutti, però allo stesso tempo non leggere bollo numero 476 del macello di Verona trasportato dal bollo CE 4741 per poi essere trasformato in uno di qualsiasi laboratori che stanno in giro per il mondo. E a breve arriveranno di nuovissimi prodotti che oltre a essere della tradizione passata, saranno di quella che noi abbiamo chiamato la tradizione di domani. La tradizione di domani può sembrare un ossimoro, ma in realtà stiamo mettendo a punto con questi piccoli produttori dei prodotti che, diciamo, mancavano in un tagliere di salumi e formaggi del Lazio, e quindi andando in giro ho trovato dei produttori che si erano inventati chi una sorta di brie, chi una sorta di camembert, chi una sorta di formaggio che poteva assomigliare a qualcos'altro o delle affinature particolari. Ho detto: perché non incominciamo a farle seriamente questa cosa? E da finire che praticamente siamo già a 5-6 prodotti che abbiamo certificato nella loro prima nascita o in caseificio o in salumificio, e fra 25 anni potremo richiedere insieme a questo produttore, sperando di continuare a fare questo lavoro sia noi che loro, il certificato di prodotto tipico. Quindi, diciamo, stiamo costruendo anche la tradizione di domani.